Ciao e benvenuti sul mio canale. Come promesso, oggi vi mostrerò come realizzare queste splendide candele personalizzate, adatte per tantissime occasioni come la nascita, il battesimo, compleanni e soprattutto il Natale che si avvicina. Per realizzare queste candele ho utilizzato due tecniche, vi lascio tutto il materiale che serve sotto al video in descrizione e quindi vi invito a seguire i vari passaggi del video tutorial e a realizzarli anche voi. Se vi piace questo progetto vi invito inoltre a lasciarmi un like, un commento e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao e al prossimo video! Per realizzare questo progetto occorrono delle candele, della carta da forno, carta velina, un foglio A4, dello scotch biadesivo, una mini pistola d'aria calda ed una stampante. Il primo passaggio è quello di ritagliare la carta velina delle stesse dimensioni di un foglio A4. E quindi con l'aiuto di una penna e un righello riporto le misure del foglio A4 sulla carta velina e taglio. Dopo aver tagliato delle stesse misure di un foglio A4 la carta velina, applico i quattro angoli del mio foglio dello scotch biadesivo e vado ad incollarci sopra la carta velina. Il passaggio successivo è quello di andare a stampare delle immagini sul lato della carta velina. Io sto utilizzando una stampante a getto d'inchiostro e questo è il risultato. Vado quindi a ritagliare l'immagine che mi interessa per poi applicarla nella candela. Posiziono quindi l'immagine al centro della candela e avvolgo il tutto utilizzando della carta da forno. Con una pistola d'aria calda vado a scaldare la cera ed in pochi secondi l'immagine inizierà a cambiare colore. E quindi tolgo la carta da forno e vado a rifinire se necessario, sempre con il calore della pistola, i punti in cui si intravede ancora del colore bianco della carta velina. E questo è il risultato. Ve ne mostro un'altra, posiziono l'immagine al centro della mia candela, posiziono sopra della carta da forno tirandola per bene e poi vado a riscaldare l'immagine utilizzando una pistola d'aria calda. È una tecnica un po' impegnativa, ma vi assicuro che con un po' di pratica risulterà estremamente semplice realizzare queste splendide candele. E quindi, come vedete, dopo aver fissato l'immagine, se necessario, con un po' di aria calda, rifinisco ulteriormente l'immagine.
La seconda tecnica che vi mostrerò è estremamente semplice, alla portata di tutti. Ho acquistato su Amazon questa carta speciale per tatuaggi, adatta anche a decalcomania e quindi alla personalizzazione di candele. L'ho acquistata su Amazon e vi lascio il link sotto al video nella descrizione. È un kit composto da 10 fogli, 5 fogli lucidi, che sono questi, e 5 fogli bianchi, che sono questi, su cui andremo a stampare a specchio. È fondamentale stampare a specchio le nostre immagini. Dopo aver stampato, lascio asciugare per 5 minuti come riportato nella confezione e successivamente vado ad applicare sopra la pellicola adesiva lucida. Vado quindi a ritagliare la mia immagine. Per questo passaggio potete utilizzare semplicemente delle forbici oppure anche un plotter da taglio. L'importante è andare a ritagliare tutto il contorno cercando di eliminare il più possibile la carta bianca. Per applicare l'immagine sulla candela vi occorrerà un panno in microfibra come questo, che ho semplicemente bagnato e strizzato. E quindi prendo la mia immagine, tolgo la pellicola protettiva, quella trasparente lucida, e la vado a posizionare sopra la candela. Con il panno umido inizio a tamponare l'immagine per qualche secondo. Tolgo la carta e questo è il risultato. In pochissimi secondi ho personalizzato in maniera semplice e veloce la mia candela. Ne facciamo un'altra e quindi, dopo aver ritagliato il contorno dell'immagine, vado a togliere la pellicola trasparente, posiziono l'immagine sopra la candela e vado ad inumidirla con un panno umido, tamponandola per qualche secondo. Dopo aver inumidito la carta, vado ad eliminarla e il trasferimento è perfettamente riuscito. E questo è il risultato. Le mie candele personalizzate sono pronte. Ed eccole qui, le mie bellissime candele personalizzate sono pronte. Queste le ho personalizzate tramite il calore e quindi stampando l'immagine sulla carta velina, e invece queste utilizzando il kit di carta per tatuaggi e decalcomanie e poi trasferendo l'immagine semplicemente utilizzando un panno umido. Ultimo passaggio, vado ad arricchire e decorare le mie candele semplicemente incollando del nastro decorativo di raso come questo con della semplice colla. E questo è il risultato. Infine confeziono la mia candela semplicemente utilizzando queste buste trasparenti, chiudendo il tutto o utilizzando un nastrino di raso oppure un classico nastrino per regali.
Ed eccole qui, le mie candele personalizzate e confezionate sono pronte. Spero che anche questo video tutorial vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se vi fa piacere, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Ricordatevi di lasciarmi un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao e al prossimo video!